Pierpaolo Pasolini non c'è più. Il 2 novembre 1975 è stato ammazzato. Pino Pelosi è stato condannato a 9 anni e 7 mesi. In tanti non hanno mai creduto che Pasolini sia stato ucciso da Pino Pelosi o soltanto da Pelosi. La giustizia non riuscì a fare verità sulla morte di Pasolini. Le indagini servirono solo a disperdere e a occultare le prove. Qual è il primo commento che lei si sente di fare? Il primo commento è che sono innocente. Ed è ancora mistero sull'ultimo libro di Pierpaolo Pasolini. Prima di essere ucciso stava indagando sulla morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Quella di Enrico Mattei è una voce scomoda. Io lo so perché è stato ucciso Pasolini. Lui andava cercandosi dei guai per la verità. Dalle carte preparatorie del romanzo è scomparso il capitolo Lampi sull'ENI. In quelle pagine forse c'era una verità che faceva paura a qualcuno. Senta, non per essere scortese, ma io quello che avevo da dire l'ho scritto. A lei perché interessa tanto il mio libro? Perché anch'io sto lavorando alla storia di Cefis. Per me Cefis è il perfetto demonio dell'Italia di oggi. E quindi potrai immaginare con quale avidità ho letto il suo libro. Questo film, secondo me, induce lo spettatore a riflettere. E la riflessione in questo momento storico è importantissima, perché altrimenti c'è sempre un giudizio istintivo immediato che però non ti aiuta ad andare dentro le cose. Le racconto una cosa che ancora non sa nessuno. L'anno scorso Cefis ha creato una loggia massonica clandestina. Di questa loggia fanno parte uomini politici di qualsiasi appartenenza, apparati militari, persino pezzi grossi del Vaticano. La strada per poter arrivare a toccare con mano delle verità è sempre quella di esercitarsi a pensare con la propria testa. E devo dire che questo è uno degli insegnamenti che mi ha dato, che io ho rispettato tutta la vita, e questo mi ha concesso di avere delle intuizioni. Questo film contiene alcune di queste intuizioni, però appunto siamo qui 40 anni dopo e ancora non sappiamo esattamente com'è andata, e ancora la verità non è venuta tutta a galla. C'era, senza usare la parola complotto, forse c'era un piano più preciso, c'era una figura scomoda, non per quello che rappresentava simbolicamente, ma per quello che stava veramente facendo. Dite-moi, franchement, vous pensez qu'il y a un sens tout ce que je dis tout à fait là? Mais oui, c'est très intéressant, pourquoi vous me posez une question pareille? Parce que je suis fatigué, vraiment fatigué, de dire toujours les mêmes choses et d'être ridicule. Per un fu, un malade, c'est ça. Et qui effectivement il va être confronté à tous les problèmes que lui anticipe dans ses visions, dans ses angoisses. Il y a un côté très visionnaire chez Pasolini et il y a un côté très sacrificiel dans sa mort. Pasolini parla della televisione, parla di cose che più che mai adesso sono così attuali, sono così forti. È un film necessario questo, ed è necessario parlare di una figura di questo tipo. Pasolini è una delle 3-4 cose più importanti che abbiamo avuto negli ultimi 200 anni di storia. La cosa importante di questo film è che è un film estremamente onesto nei confronti di Pasolini. È una persona che è andata anche al di là del suo apporto artistico. Ho scoperto un personaggio che è molto intimo e che di certo non meritava di morire in quel modo. Io sono innocente, non c'entro un cazzo. Io so, passavo sopra le mani, mancavo dente che io. Ho capito ancora di più quanto manca Pasolini a questo paese e quanto è importante fare un film su Pasolini, soprattutto farlo in questo modo. Intellettuali così purtroppo poi ce ne sono stati ben pochi, che affrontassero le cose di petto e che con grande amore, perché lui c'era un grande amore verso gli altri, verso le persone, cercava di essere d'aiuto, cosa che forse può sfuggire, era una persona di grande generosità. Questo film ho scoperto ancora di più quanto lui fosse indipendente dall'opinione degli altri e indipendente anche da quello che accadeva attorno, per cui in qualche maniera lui non andava controcorrente, lui andava dentro le cose, in maniera diretta. C'era molta più ideologia. Oggi trovo che tutto questo, ahimè, è venuto a mancare. Non c'è più rabbia, non c'è più. Non ci si batte più per un ideale. Oggi siamo diventati quasi tutti monocolore, questo è il problema. E questo era
quello che avvertiva Pierpaolo. È stato facile insabbiare Pasolini, perché poi alla fine che cosa ha prevalso Pasolini? Ha prevalso quel marchio d'onta, specie in quegli anni, del ma in frocio, era un frocio e quindi faceva una vita pericolosa e quindi prima o poi gli sarebbe accaduto. E questo ha coperto tutto, ha coperto tutte le magagne di un delitto messo in pratica che peggio non si poteva. Io non so quanto chi lo ha ordito e chi lo ha realizzato pensasse che avrebbe retto. Io penso che l'abbia pensato anche Pasolini. Io come farò senza di te? Ma tu starei sempre con me, mamma. Ma io non ho il coraggio che hai tu. Oh no. Tu ne hai molto di più. Nessun'altra donna poteva essere mia madre, ricordalo.